Marinai del web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo. Oggi, insieme alla Margot che vedete alle mie spalle, avete visto l'ombra, parliamo di un'applicazione davvero fantastica da installare sul nostro smartphone o sul nostro tablet che ci permette di rendere questo piccolo aggeggio praticamente un plotter GPS. Partiamo subito! Benvenuto in questo nuovo video, io sono Matteo e oggi parliamo di Navionics, o meglio l'app Boating per mari e laghi di Navionics. Ma chi è Navionics? Cosa fa Navionics? Perché? Navionics è un'azienda italiana fondata a Viareggio nel 1984 che produce cartografia nautica elettronica, acquistata poi in seguito nel 2017 da Garmin con sedi praticamente in tutto il mondo, ormai diventato un must per chi naviga. Perché vi parlo di Navionics? Perché installando l'app Boating per mari e laghi nel nostro smartphone possiamo utilizzare tutta la cartografia di Navionics. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nel nostro App Store, nel mio caso il Play Store di Android, e cercare l'applicazione Navionics. Infatti, come vedete, si chiama Boating Mari e Laghi. La andiamo ad installare. Ecco qua, dopo pochi secondi la nostra app è installata, non dobbiamo fare altro che aprirla. E ci troveremo, come vedete, ci chiede di utilizzare il GPS, quindi lo attiviamo. Di accedere alla posizione del dispositivo, scattare foto, noi accettiamo tutto e ci troviamo nella prima schermata. Schermata in cui, come vedete, se siamo già utenti Navionics o Garmin possiamo accedere, altrimenti dobbiamo creare un nuovo account. Clicchiamo su Crea account e andiamo a compilare il nostro form. Nome, in questo caso Radio di Bordo. Mail. Mi dà errore perché è già presente all'interno del database. Andiamo a digitarlo nuovamente. E una password. A questo punto accettiamo i termini di utilizzo e clicchiamo su successivo. Una volta terminata la registrazione, entriamo nella schermata principale su Accedi. Inseriamo la nostra mail e la nostra password scelta appunto in fase di registrazione. Cliccando su successivo entreremo all'interno della nostra app. Ed ecco qua che in meno di un minuto abbiamo sul nostro smartphone, come vi ho detto, un plotter GPS. La cosa davvero bella di Navionics è che una volta installato sul proprio smartphone o sul tablet abbiamo una prova gratuita di 15 giorni in cui quasi tutte le funzionalità di Navionics sono operative. Alla scadere dei 15 giorni possiamo decidere se abbonarci e sfruttare appieno tutte le funzioni dell'app con un abbonamento annuale. Il costo è veramente irrisorio perché siamo in Italia, navighiamo in Italia, scarichiamo le mappe del Mediterraneo, stiamo parlando di 19 euro all'anno, veramente ridicolo. No, prima di proseguire ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando qui. Continuiamo. Da questo momento in poi utilizzerò il mio abbonamento per farvi vedere l'applicazione completa e cercare di spiegarvi tutte le funzioni di Navionics. Apriamo ora la nostra app appena installata per farvi vedere come si presenta. Dopo un primo istante di caricamento ci troviamo già di fronte alla nostra mappa. In questo momento io mi trovo dove c'è il puntino rosso e siamo a Rimini. Tengo la mappa così potete vedere come cambia mentre cambiamo le impostazioni, come cambia la mappa, e potrete vedere subito le funzioni di Navionics. Andiamo a vedere un po' la panoramica di quelli che sono i pulsanti presenti nella home. Come vedete, in alto a destra troviamo il pulsante zoom più e meno per zoomare o meno sulla mappa. Nella parte sinistra invece troviamo il tasto foto per poter scattare delle foto mentre l'app è attiva e sta funzionando, e il tasto cerca. Premendo il tasto cerca possiamo andare a trovare dei punti di interesse, come vedete ce ne sono tantissimi, marine, ormeggi, distributori, ristoranti, negozi, oppure in alto a destra vedete latitudine e longitudine, cliccandola possiamo selezionare quello che vogliamo e cliccando mostra sulla mappa ci porterà nel punto esatto che abbiamo scelto. Torniamo nella schermata principale. Ok,
In basso a sinistra troviamo tre pulsanti. Il pulsante in alto, questo piccolo pin bianco all'interno del cerchio blu, se lo clicchiamo mette la nostra posizione esattamente al centro dello schermo. Subito sotto troviamo queste due lineette che rappresentano le impostazioni della mappa. Adesso lo clicco solo per farvi vedere. Troviamo tantissime funzioni, ma dopo le andiamo a vedere nel dettaglio. Sotto invece troviamo l'orientamento della nostra barca, anche qui, o meglio, l'orientamento della nostra mappa. Ne parleremo anche qui tra poco perché possiamo decidere da tre impostazioni. In basso, all'estrema destra dello schermo, troviamo questo piccolo compasso. A cosa serve questo compasso? A non a tracciare delle rotte, ma a vedere la distanza tra due punti. Come vedete, vengono fuori due piccole graffette e spostandole nel monitor noi vediamo la distanza e la direzione che dobbiamo seguire tra un punto e l'altro. Ora ci concentriamo sui tre pulsanti nello sfondo. Partiamo dal primo, che è il menu. Nel nostro menu principale, come vedete, nella parte alta troviamo il nome, la mia posizione. Cliccando sul nome possiamo andare a inserire, ad esempio, una foto, i dati della nostra imbarcazione, lunghezza, larghezza, pescaggio, velocità, consumi e tanti altri dati. Le nostre attività, che possono essere, come vedete, pesca, subacquea, kayak, vela e tanti altri. Possiamo condividere degli elementi e poi troviamo i dati del nostro abbonamento, la mail con cui siamo registrati e i dati sulla scadenza dell'abbonamento. Torniamo nel nostro menu. Subito sotto al nome trovate tracce, rotte, marker e connessioni. Nelle tracce possiamo visualizzare tutte le tracce che abbiamo registrato con la nostra app, le rotte che possiamo averle anche programmate prima e le ritroviamo qui con lunghezza, il tempo di navigazione e il consumo in carburante. Poi troviamo il marker, che sono dei piccoli punti che possiamo andare a aggiungere sulla mappa, un punto di pesca, un punto dove effettuare un'immersione, li troviamo tutti salvati in questa schermata. E subito sotto connessioni. Con connessioni possiamo andare a connetterci inserendo il nome di alcuni amici o la mail con cui sono registrati all'interno di Navionics, ci connettiamo con loro e con loro possiamo condividere tante informazioni all'interno dell'app. Continuando a scendere nel menu troviamo le nostre carte. Come vedete, carta e upgrade, dove possiamo comprare o aggiornare le nostre carte, scaricare la mappa offline per poterla utilizzare senza che il dispositivo sia connesso a internet, ed è semplicissimo perché basta cliccare su scarica mappa, verrà visualizzato questo quadrato che andremo noi a dimensionare sulla mappa e cliccando download scaricheremo in locale la nostra mappa da poter utilizzare poi durante la navigazione. Tornando nel menu possiamo, come vedete, aggiornare la mappa, eliminare le mappe e troviamo opzioni mappa. Questa è davvero la funzione fantastica di Navionics. Clicchiamo su opzioni mappa e andiamo a vedere che cosa ci offre questa applicazione. In questo momento, come vedete, abbiamo selezionato carta nautica, ovvero la base delle carte Navionics, una carta nautica sviluppata in oltre 30 anni con tantissime informazioni essenziali per la nautica. Cliccando invece su Sonar Chart andremo a visualizzare un dettaglio molto maggiore. Come vedete, le linee delle batimetriche sono davvero tante, con diverse sfumature, e possiamo quindi conoscere al meglio il paesaggio, o meglio la zona dove ci troviamo, il fondale dove ci troviamo. Una funzione molto interessante è che a queste due mappe possiamo andare a sovrapporre dei livelli. Come vedete sotto nel menu sovrapposizioni possiamo aggiungere il satellite. Vediamo quindi un'immagine satellitare sovrapposta alla nostra mappa, quindi continuiamo a vedere la nostra mappa ma con un'immagine satellitare sotto. I rilievi, per poter visualizzare i rilievi sulla Terra. E poi troviamo sotto ombreggiatura Sonar Chart. La clicchiamo. E questa ci mostra un'immagine dettagliata del nostro fondale attraverso, come vedete, queste diverse sfumature di blu, per conoscere ancora meglio i nostri fondali, soprattutto per chi va a pesca, ad esempio, conoscere le aree più ricche di pesce. L'ultimo tipo di sovrapposizione che possiamo andare ad aggiungere alla nostra mappa è il Relief Shading. In questo caso questa funzione serve soprattutto a chi desidera conoscere ancora meglio il dettaglio dei fondali, di mari e di laghi. Serve soprattutto, è finalizzato diciamo, alla pesca e alle immersioni. Continuando a scendere nel nostro menu troviamo l'orientamento della mappa. Nord Up, Head Up e Course Up. Nord Up ci fa capire che il nord rimarrà sempre nella parte superiore dello schermo, quindi la mappa rimane ferma e il nord sarà sempre in alto. Head Up, la nostra prua sarà sempre indirizzata verso la parte alta dello schermo.
In questo caso la mappa si muove. L'ultima impostazione, Course Up, mantiene la nostra destinazione sempre verso la parte superiore dello schermo. Continuiamo il nostro menu Scarica mappe, Aggiorna mappe, abbiamo già visto, Easy View che serve per ingrandire icone e testi, Impostazioni IIS. Cos'è l'IIS? È una funzione dell'app di Boating che consente di conoscere tutte le imbarcazioni che ci circondano, che chiaramente devono essere dotate di un trasmettitore IIS o ICE, chiamatelo come preferite, e di queste imbarcazioni possiamo conoscere nome, rotta, velocità, coordinate e tante altre informazioni. Possiamo anche attivare un allarme collisione, quindi quando una di queste barche entra nel range che abbiamo deciso dalle ultime impostazioni in fondo, verrà emesso un segnale audio e la barca in questione diventerà rossa sulla nostra mappa. Queste informazioni si andranno a sovrapporre sulla mappa in tempo reale. Per farlo basta connettere l'app Boating a un ricevitore IIS Wi-Fi. Continuando nel nostro menu troviamo le impostazioni Sonar Chart Live. Queste ultime impostazioni in fondo a cosa servono? Collegando un ecoscandaglio o un plotter compatibile con Navionics, possiamo creare noi stessi una carta batimetrica in HD in tempo reale mentre navighiamo. Questo serve soprattutto per mappare le zone ancora non presenti sulla mappa e possiamo condividere con Navionics in seguito le nostre tracce sonar per andare a migliorare la mappa Sonar Chart. Ultime impostazioni in fondo invece sono le impostazioni delle nostre batimetriche. Possiamo andare a modificare tutti questi parametri, le ombreggiature, i colori e così via. Continuando nella parte finale possiamo vedere Community Edit e Active Captain Community. Scusate il mio inglese scarsissimo, queste ultime due servono per poter visualizzare tutte le informazioni che vengono condivise sull'app Navionics da queste due comunità di utenti. Torniamo al nostro menu principale. Ora andiamo a vedere il tasto centrale, ovvero Inizio. Se noi premiamo Inizio, parte la nostra navigazione. Il cellulare ci avvisa, come vedete nella parte superiore dello schermo, parte il timer della nostra navigazione, vedremo i nodi, la nostra velocità e la distanza che stiamo percorrendo. Cliccando invece su Stop, decideremo di salvare come in questo caso, la nostra traccia viene salvata nel telefono, in seguito poi possiamo dare un nome a questa traccia e la ritroveremo all'interno del menu. Ultimo tasto, il tasto Rotta, serve per proprio tracciare una rotta sulla nostra mappa. Andiamo a cliccarlo. Anche qui ci sono due impostazioni, automatica e manuale. Partiamo dalla manuale. Clicco su manuale, tengo premuto il dito nel primo punto e tengo premuto il dito nel secondo punto. Come vedete lui mi crea una rotta dritta che attraversa in questo caso il molo di Rimini. Ci dice in alto che sono 0,6 miglia, ci metteremo circa 2 minuti e 25 secondi e consumeremo circa 0,7 litri di carburante. Queste informazioni sono calcolate in base ai dati che abbiamo inserito nel nostro menu. In questo caso non ci interessa chiaramente tagliare il nostro molo, ma dovremo poi andare a crearci un'altra rotta che passerà all'esterno del nostro molo. E qui Navionics ci viene in aiuto perché se noi clicchiamo su rotta automatica, andiamo sempre a cliccare gli stessi due punti che abbiamo fatto con la precedente rotta, ma in questo caso sarà lui a creare una rotta automatica che come vedete non passa naturalmente attraverso il molo del porto di Rimini. Cliccando su vai parte la nostra rotta e chiaramente ripremendo su rotta possiamo andare a interromperla, a invertirla o a modificarla. Ora la interrompiamo e la nostra navigazione finisce. Spero che questo video vi sia piaciuto, commentatelo, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando qui sotto, attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Con questo è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!